Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni è stata in Albania su invito di Edi Rama, che è il presidente dell'Albania, capo del governo dell'Albania. Ogni paese ha il suo, lo definisce in modo diverso, primo ministro, capo del governo, presidente. Quindi è un invito personale, quindi è andata in veste ovviamente di primo ministro, ma in maniera personale, invitata a casa di questo Edi Rama con la sua famiglia, Gianbruno, la figlia. Ha passato qualche giorno lì, poi è tornata nella masseria in Albania. In contemporanea arriva un video che fa vedere dei turisti italiani in Albania che scappano dal ristorante senza pagare il conto, ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Il video è finito sui social, diventato virale, gli italiani che scappano dal ristorante a Tirana. Allora, era un conto, tenetevi forte, tenetevi forte perché potete cadere dalla sedia, era un conto da ben 20.000, no, 20 milioni, no, 20 euro a testa, cosa che in Italia te li chiedono solo per il coperto, c'è niente da ridere. Comunque, 20 euro a persona, perché in Albania oggi si è riempita di italiani l'Albania, perché ai costi dell'Italia di 15-20 anni fa. Di fronte alla costa adriatica, posto molto simile alla nostra costa adriatica, e dall'altra parte di Rimini, Riccione, Viserbella, Igea Marina, solo che l'ombrellone e due sdraio ti costa 7 euro, l'ombrellone e due sdraio 7 euro, dici guarda dammene 10, in Italia con 7 euro ti danno una gamba della sdraio e ti danno uno spicchio di ombrellone che devi cercare il modo di sostenerlo tu con dei tiranti. Ecco, quindi a Tirana, con gli stessi soldi in Italia che ti chiedono 70 euro, a Tirana, in Albania, ci prendi 7 ombrelloni e 14 sdraio con 70 euro. Ci fai, paghi per tutti, no? Pago io, eh? Ecco. Quindi oggi tutti vanno in vacanza, tutti, cosa dico tutti, insomma. Negli anni 90 si andava a Rimini perché era il posto più economico. Poi si è finito in Tunisia, perché andare in Tunisia con l'aereo hotel 4-5 stelle costava meno che andare a Rimini. Poi nel Nord Africa non si è più andati perché ci sono stati dei problemi, non eravamo più ben visti, diciamo così, non eravamo più ben visti, quindi si è abbandonato l'Egitto, la Tunisia e adesso si andava in Grecia, poi in Grecia hanno triplicato i costi, adesso si va in Albania. Fra un po' andremo al Polo Nord, un po' al freddo. Beh, questi qui sono scappati senza pagare il conto, hanno fatto la bravata, no? Si sono fatti la mangiata scappando, dici così risparmiamo ancora di più, già qui è economico, così mangiamo pure gratis. Naturalmente sono stati ripresi dalle telecamere, avrebbero potuto fermarli al confine, no? Turisti italiani, c'hai lì il video delle telecamere, li fermi al confine e gli fai la festa e la controfesta. Probabilmente non sono ancora tornati, no? I geni che non hanno visto che c'erano le telecamere, dico sveglia, aquile imperiali. E così, mentre la Meloni andava in Albania dal suo fans, che si definisce fratello d'Albania, fratello d'Italia, eccetera, eccetera, la figuraccia era servita, gli italiani che scappano dal ristorante. Quando la Meloni gli hanno raccontato questa roba, che era ancora lì in Albania, ridevano mentre glielo raccontavano, probabilmente, come dire, guarda i tuoi connazionali, che gente, no? Che gente, si è oscurata in volto.
La Meloni ha sgranato gli occhi, ha dato date ordine immediato all'ambasciatore generale che c'è in Albania, l'ambasciata italiana, di pagare immediatamente il conto al ristorante. E così viene pagato il conto dall'Italia, viene pagato il conto del ristorante dei quattro fuggitivi, che secondo me possono essere tranquillamente individuati, fermati alla frontiera. Metteteli dentro una settimana, fategli pagare il conto e metteteli dentro una settimana, ma proprio dietro le sbarre, no? con la ciotolina, quella dei bau bau, le date da mangiare nella ciotolina, ecco, e poi pubblicate bene le loro foto sui giornali italiani e al telegiornale, così abbiamo tutti presenti chi sono i personaggi che screditano il paese in giro per il mondo. Però vista la gioventù che c'è oggi, sinceramente non c'è troppo da stupirsi, visto come siamo messi in Italia, basta camminare, guardarsi in giro, ascoltare come parlano, come pensano, che dite, quello che hanno fatto questi è il minimo, cioè, potrebbero fare molto di peggio. Ecco, l'episodio così avviene durante la visita della Meloni in Albania. Gli italiani, alla conclusione della nota dell'ambasciata, rispettano le regole e saldano i propri debiti, e ci auguriamo che episodi di questo genere non si ripetano. Una vera e propria lezione quella data dalla Premier. Ma dice, ma che te ridi, ma che ci avrai da ridere con quella faccia tutta abbronzata, ma che te ridi te, no? Non ho pubblicato sulla community una foto io in spiaggia, si sono scatenati gli odiatori. No, non lo so, beh, l'ho fatto apposta ovviamente, l'ho fatto per far divertire gli odiatori, no? Per farli odiare ancora di più. Io mi diverto con gli odiatori. Gli odiatori che sempre ci saranno, ci sono e sempre ci sono stati, ci sono e ci saranno. Insomma, gli odiatori è come il sole, sorge tutto il giorno, tutti i giorni c'è qualcuno che si sveglia e ti odia. Ma è bello così, insomma. Pan per i miei tent, che io pubblico la foto proprio per far divertire questi odiatori. Va bene, io vi ringrazio, ma attenzione che nel prossimo video vi racconterò cosa ha detto la sinistra. La sinistra? Dice, ma adesso vi accorgerete nel prossimo video, ci facciamo quattro risate crasse. Arrivederci a tutti e grazie.